50 anni sotto lo stesso ombrello. Nozze d'oro di Antonino Orifiamma e Antonina Taibbi. 1971-2021. Per Nino e Nina l'anno 1971 fu un anno magico ed anche luminoso. Era la vigilia della festa patronale di Mussomeli, la festa della Madonna dei Miracoli, quando all'atmosfera gioiosa e festaiola dell'importante ricorrenza paesana, con lo scampanio delle campane e lo sparo dei 21 colpi a cannone, se ne aggiungeva ancora un'altra, riconducibile alla celebrazione del matrimonio presieduta dall'amico di famiglia padre Pietro Genco nella vicina San Giovanni e che riguardava la giovane coppia di Antonino Orifiamma e di Antonina Taibbi, lui artista, maestro della pietra, lei casalinga, votata al grande senso di umanità per la sua bontà, accoglienza e generosità. 50 anni dopo, in tempo di pandemia, con qualche settimana di anticipo, rispetto alla data del 7 settembre e con un'atmosfera certamente diversa, l'anniversario dei loro 50 anni di vita insieme è stato partecipato e festeggiato dai propri tre figli nati dal coronamento del loro sogno d'amore. Il primogenito missionario, padre Calogero, Maria Concetta, presente con i suoi due figli, Alessia ed Emmanuel, e l'infermiere artista Riccardo, presente con i suoi due figli, Desiree, Maria ed Anthony. La cerimonia è avvenuta stavolta nella chiesa di Santa Maria con la celebrazione liturgica del loro figlio padre Calogero, giunto appositamente dalla lontana Cina, dove attualmente risiede, e con la concelebrazione di padre Pietro Genco, padre Salvatore Tuzeo, padre Vincenzo Valenza e padre Salvatore Falzone, presenti anche genero e nuora dei coniugi Orifiamma. Ad accompagnarli all'altare i figli Riccardo e Maria Concetta, mentre padre Calogero li ha accolti con l'abbraccio in chiesa, dove al termine padre Salvatore Tuzeo ha letto la pergamena con la benedizione del Papa ai coniugi Antonino e Antonina per il 50° anniversario di matrimonio. Da dire che durante l'omelia di padre Calogero si è associato anche l'arciprete Genco, che 50 anni fa, prete giovane, aveva benedetto le nozze degli sposi Orifiamma Taibbi. Una famiglia dunque allargata ai nipoti e parenti acquisiti, che in questa fausa circostanza hanno voluto testimoniare il loro affetto, la loro vicinanza. Una tappa, un traguardo raggiunto, questo che li ha portati indietro negli anni, facendo riemergere nella loro memoria figure e volti di persone care
di cui adesso molti di loro sono nella patria celeste e che 50 anni fa hanno brindato alla loro felicità. Li avevano accompagnato al rito nuziale con il tradizionale codazzo festaiolo rigorosamente a piedi dall'abitazione della sposa fino a raggiungere la chiesa. E poi l'intrattenimento nel salone parrocchiale di San Giovanni, fra gli applausi e i brindisi augurali. 50 anni di vita insieme, caratterizzati dall'attaccamento alla famiglia, al lavoro e al rispetto reciproco. Piace ricordare che il festeggiato Nino Bracciante Agricolo, vivaista, ormai da tempo pensionato, fu soprattutto artista della pietra, con i suoi innumerevoli lavori eseguiti nel territorio di Mussomeli. Parlano ancora i suoi apprezzati capolavori eseguiti a regola d'arte, muri di contenimento, qualcuno anche alto 4 metri, muri di pietra a secco, scale e strade di pietra. La sua sposa Nina, una persona affabile, premurosa, è sempre attenta verso la famiglia. 50 anni di amore, dunque, una tappa che parla il linguaggio della famiglia solidale. Per la circostanza, il figlio Riccardo ha voluto immortalare la fausta ricorrenza del 50° di matrimonio dei propri genitori con un mirabile disegno, matite corollate su cortangino 35x50 ai miei genitori con affetto, che in una cornice di rose riproduce la Madonna dei Miracoli al centro, il paesaggio di Mussomeli a sinistra, l'antico maniere del castello manfredonico a destra, e poi un contadino a dorso di muli all'abbeveratoio del castello, una macchina e gli sposi Nino e Nina nel 50° anniversario. Dunque un amore così grande. Congratulazioni e auguri, Nino e Nina.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con lo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, vogliamo riconoscerci i peccatori, ci mettiamo davanti al Signore e chiediamo perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho avuto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli.
i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dei così vicino a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha legge e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi do? Parola di Dio. Quei farisei e scribi lo interrogarono: per
perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Vado un po' sul Vangelo di Marco. Certo, se
Padre Pugliolo dicesse qualcosa si infiammerebbe, perché lui questo, ogni volta che legge questo Vangelo si mette a spatoliare, perché per noi specie mussumolesi, ma anche per il genere uno scherzo, perché noi siamo noi mussumolesi, ma anche diciamo in genere anche noi meridionali, che in nome delle tradizioni umane tante volte eludiamo il comandamento di Dio, che è la cosa più importante. Ma anche in Cina c'è questo di dire è stato sempre così, si è fatto sempre così, si va a fare sempre così. Questo è deleterio, questo dello status quo, dire non deve cambiare nulla. Perché se siamo così, sapete dov'è il pericolo? Che non ci convertiamo mai. Che non ci convertiamo mai. Che arriva il Signore e tu stai lì a dire domani mi convertirò, quando verrà il Messia mi convertirò, sempre lì a cercare quello che è puro, quello che è impuro, e cercare l'impuro al di fuori di noi, ma l'impuro è dentro di noi, la concupiscenza che ci portiamo appresso è dentro di noi. Da dove nascono gli adulteri, gli omicidi? Da dentro. Cioè, oggi anche Sant'Agostino che faceva anche questa differenza. Prima il peccato, sì, uno lo pensa un programma, e poi uno lo fa. Chi è tutto quello? Ed è così che in nome delle tradizioni umane, abbiamo noi tante tradizioni umane, noi eludiamo il comandamento di Dio, noi non facciamo la volontà di Dio, e non facendo la volontà di Dio non siamo felici, siamo tristi. C'è una generazione di gente triste, e non parlo di quelli che non frequentano la Chiesa, parlo di quelli che frequentano la Chiesa, che hanno una faccia di funerale, una faccia triste, perché non hanno mai sperimentato che significa la fede, che significa aver sperimentato nella propria vita Cristo risorto. E quindi una generazione di gente triste, di cristiani tristi, che guardano soltanto il proprio ombelico, non guardano al cielo, alle realtà che verranno, realtà di cui poi non si parla più, tutto è ora, anche un po', alcune cose penso che ce l'abbiamo anche noi, nella predicazione. Si parla soltanto di ciò che è umano, sociale, anche nel contesto di questa pandemia. Dio è la cosa più importante. E la cosa più importante è Dio. E chi fa di Dio la cosa più importante nella sua vita, qualsiasi stato di vita vive, sarà felice, sarà fedele, sarà contento. Nel matrimonio o nel sacerdozio, che poi sono, vedete, questi due sacramenti che sono importantissimi, penso i più importanti nella vita della Chiesa, come queste due colonne. Stranamente sono quelli, cioè il demonio vuole fare strage proprio di questo, di preti e di famiglie, vuole isolarci, perché il demonio fa quello, ci isola, ci fa diventare delle isole. E poteri forti, poteri occulti, poteri finanziari, quello vogliono fare. Isole. Devono ormai viaggiare le merci, non più le persone. E quindi vedete un po' come il Vangelo veramente è attuale. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al comandamento di Dio, che è l'amore. Tutto il resto passa. Lasciamo anche le dottrine insegnate dagli uomini, che tante volte alcune dottrine, cioè se c'è la sana dottrina, attenzione, ma ci sono alcune cose che sono precette di uomini e schiavizzano gli uomini. Cioè, la cosa più deleteria quando la fede diventa religione. Religione è una parola brutta, perché religione viene da legare, tenere legato, schiavizzare. No, la fede è libera. E il Signore ci ha redenti perché possiamo vivere quella libertà che viene da Dio, per essere felici, per essere contenti.
come penso sono stati i miei genitori in questi 50 anni. Sicuramente tante delle volte ci sono state, ma sono qui a rendere lode a Dio, quindi l'amore duraturo, eterno, il per sempre, c'è. Vabbè, oggi sta messa un po' in economia, in collaborazione, quindi dico al padre Genco, che è diretto interessato perché è stato lui a sposarli 50 anni fa, che dica anche lui qualche cosa. Era emozionato, si notava, anche nel timbro della voce, ma io posso capire una cosa. Il bambino figlio di Riccardo, come si chiama? Anthony, ma perché Antonino è già mai studiato? Con l'inglese ora ci siamo tutti, quindi. Ora, che Anthony si potesse emozionare, ma veramente si stava arrabbiando quando il papà gli vietava di avvicinarsi. Ma uno così grande e grosso, dinanzi ai genitori che si impappina, ha fatto meraviglia, però ha ragione la legge del cuore, il Vangelo parla di cuore, perché guardate che siamo colpevoli tutti noi. Quando vedevo questa pagina preparazione a questa domenica, dicevo, ma che mi interessa, gli ebrei che erano attaccati alle forme, lavarsi le mani, io li ho visti a Gerusalemme, era ridicolo, 2, 3 volte, 4 volte, da un vomito, qua, là, eccetera, là, nella faccia. E la cosa pare un gioco di prestigio, no? Ma non è solo questo. Pure i letti, pure le tegame, viene dal mercato, hanno tutti queste vasellame di casa, il rame, no, bisognava ripulirle, eccetera. Viene da domandarci, ma posso dire la Chiesa una domenica mette come liturgia della parola questo lavaggio generale? Già siamo stufi noi di tutto il Covid, vi ricordate? Lavare le mani 3, 4, 5 volte, altrimenti cade il virus, ti acchiappa, no? Mettersi a distanza di 1 metro, no, 1,5 metro deve essere, così via. Si arrivava al ridicolo, naturalmente, anche se non ne siamo ancora fuori, la situazione pare che da lunedì entriamo in zona gialla. Ma questa formalità, perché nella parola di Dio, che cosa vi vuole dire? E fratelli miei, noi vediamo quello che c'è attorno a noi, ma quanto finirà? Una corruzione che ai loro tempi, quando si sposarono loro, c'erano pure le aberrazioni, ma era una tantum. Ora, di questo passo, dove andremo a sbattere? Corruzione in campo amministrativo o politico, non passa un giorno che c'è un femminicidio, genitori contro figli, figli contro genitori, davvero è da scoraggiarsi. Fino a quanto? Quanto ci libereremo di questo? E ora il Signore mi dice questo discorso, ecco, ma è una radiografia nostra, attenzione, non è quella degli ebrei. Il Signore ci sta dicendo, i problemi, pensi che sia quello l'unico problema, la corruzione del mondo, lo scandalo, l'impudicizia, tutte queste trasmissioni televisive, che c'è da rabbrividire, oppure c'è qualcos'altro? Attenzione che quello può essere un falso problema, il problema vero sta oltre. Ecco perché Gesù dice, è nel cuore che nascono tutti questi pensieri, adulterio, impudicizia, falsità, ipocrisia, ruberia, avidità, superbia, tutto lì nasce. E come facciamo? Guardate, io dico che è quasi impossibile, con le forze umane sicuramente non ci riusciremo, perché noi ripieghiamo su quello che è più facile. Cioè, diamo un'invecchiatura, cambiamo colore, la forma, facciamo la processione, facciamo le tradizioni, andiamo alla processione, facciamo il lumino là, eccetera. Lo diceva poco fa padre Orifiamma, no? Ci contentiamo di questo e pensiamo di essere a posto. Ma la bontà, guardate che non è tutta lì.
Abbiamo bisogno, se cerchiamo veramente la giustizia, di andare alle sorgenti. E il cuore è sorgente del bene e del male, tutte e due le cose partono di là. E come fare? Non c'è una rimpellecciatura che faccio un ritiro spirituale, faccio un momento di ritiro e cambio qualche cosa, faccio un gesto di bontà. Ma guardate che certe volte ci riduciamo a fare una farsa della vita cristiana, perché non c'è un corrispettivo dentro il cuore della propria vita. Ecco perché il Signore dice bisogna cambiare, convertirsi dall'alto, bisogna risorgere con Cristo. E come faccio? È un lavoro graduale quello che facevano i santi, non è che dall'oggi al domani ci riusciamo. Cercando solo la verità di noi stessi, quello che c'è nel profondo del cuore, non l'ipocrisia, non la forma, non il baccattonesimo, perché sono il danno peggiore della Chiesa, affidarsi alle forme esterne, e allora è pericoloso. Vogliamo allora andare direttamente al cuore, ascoltiamo la parola del Signore. Questa pagina è una radiografia della nostra fede. Scendiamo dentro il cuore, lì dove non possiamo mentire a noi stessi, e con verità diciamo: Signore, aiutami. Poco fa accennava a Sant'Agostino, questo uomo che per 37 anni cercò il bene, cercò la felicità, non la trovava mai, ma si diede a tutto. Il pensiero che vagava da un'eresia all'altra tranquillamente, specialmente quella manichea, nella mia impudicizia, ma no, ebbe due donne e addirittura anche un figlio, di sicuro, l'altro non si sa, che poi ha legittimato. Per cui era alla ricerca sicuramente della felicità, ma non la trova. Ecco perché, arrivato a un certo punto, dirà: mi sta sollecitando, ci cerchiamo di spingere perché la barba sta crescendo qua. Ho finito. Guardiamo veramente di cambiare la nostra vita con una radicale conversione, lì dove non vede nessuno, dove sei tu con te stesso, e allontanare i principi del male, della malizia, quelle tentazioni. Ecco perché non esiste una morale come una volta di casistica, esiste la scelta di fondo, scelta fondamentale, l'opzione di là si decide se è bene o male un'azione. Citiamo questa parola che è veramente una radiografia, abbiamo il coraggio di riconoscerlo, c'è la misericordia di Dio. Chi vuole cominciare veramente è a metà dell'opera, se si affida al Signore, di cercare, dice Agostino, fuori di me, nella bellezza delle creature, nelle sensazioni, nelle passioni, ma tu eri dentro di me, io non ero con te. E chissà che uno di noi può dire così, il principio del bene c'è nel cuore, è inutile che cerchiamo forme diverse esternamente di cambiare la vernice della nostra vita dinanzi agli altri, ma cerchiamo di entrare nel cuore, nella libertà e nella verità del Signore. Che dire ora? Ricordandomi che ho celebrato io il loro matrimonio, avevo pochi mesi di sacerdozio, la maggior parte di questa assemblea non c'era ancora, eppure tu c'eri, padre Marzotto. C'era padre Tuzeo soltanto, non è da fare. Padre Vincenzo non c'è, a maggior ragione addirittura c'era pure padre Caloggio. Padre Locotte c'era, ma era trasferito a Milena, mi pare, no? Padre Tuzeo era a San Cataldo, e quindi io ero giovane prete assegnato a San Giovanni, vice parroco, da qualche mese, no? A un certo punto mi si presenta questa grande fortuna. Attenzione, un figlio che c'era già, perché Antonino, il papà Orifiamma, mi diceva: mio padre, benedetto è figlioccio mio, vero è, l'ha cresimato mio padre. E c'era questa specie di simbiosi di parentela spirituale. Dina poi, loro
conosciuta in modo particolare nella sua grandezza, che era umiltà, ma che era sorriso, che era accoglienza. Non c'era niente da osservare, sinceramente, quando collaborava in casa ristretta a Barba, quella volta che andavamo lì, in quel periodo. Misurata. Per cui veramente era di un sorriso, di un'accoglienza straordinaria. Quando mi sono trovato davanti, ecco perché padre Calogero dice: no, tu devi presiedere. Ma come faccio a presiedere? Io ho mica. Questo sta a dimostrare, i miei 50 anni l'ho passato io, sei mesi fa, con qualche guaio che si è aggiunto anche. Per cui, no, a fare, tu sei giovane, forte, e quindi hai da affrontare ancora tante tempeste. Però mi si dà l'onore di ripetere e confermare quel patto nuziale che avete fatto davanti a me a San Giovanni 50 anni fa. Va bene, non ci siamo. Il 25esimo anche lei dice. Come? 25 anni hanno fatto. 25esimo anno. Ha fatto sì. Sì. Ah, il 25esimo. Sì. Tu come dire, comprare. Perché arrivavamo. E allora, se ci siete, mentre siete ancora distesi, senza emozione, venite qui avanti, che ritrovate questo patto di alleanza dinanzi ai vostri figli. Che io non ho avuto la fortuna di conoscere il canto Cristo delle due opere, qualcosa l'ho trovato alla matrice, e ho chiesto spiegazioni, chi è questo Riccardo, ma io mi diletto pure a dipingere molte cose. Andiamo. Ecco qua, Anthony. Uno, due, tre, scendi giù, vediamo quanti piedi, avanti, forza. Scendi, vediamo, uno, due, ah, questo gradino è stato sempre ingannevole, perché è troppo alto. Carissimo, Nino e Nina Orifiamma, siete venuti insieme ai vostri figli e amici nella casa del padre per rinnovare e confermare nel giubileo di nozze il vostro patto nuziale, davanti al ministro della Chiesa, davanti alla comunità più presente. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, benedetti e rafforzati con il sacramento nuziale. Oggi ringraziate il Signore per i benefici che vi ha donato. Rinnovate con gioia la vostra promessa di fedeltà, di amore e responsabilità. Pertanto, se è vostra intenzione di confermare la promessa di dono reciproco di amore, datevi la mano destra. Esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro proposito. Dove si andrà a voltare? No. Io, Nino, confermo che il patto nuziale con te, Nina, e prometto di essere fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti un altro tutti i giorni della mia vita. Io, Nina, convengo il patto nuziale con te, Nino, e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti un altro tutti i giorni della mia vita. Ma questo non l'ha detto. Allora, il Signore benedica voi e questo patto che avete confermato davanti a Dio e alla Chiesa per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco qua. Fagli posare la borsa alla mamma. Riccardo, sì. La borsa. È un po' di novità, c'è il tempo. Il Signore benedica questa neve che vi donate scappi e dormenti in segno di amore e di fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.
Nino, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ok, legge, un bacio di più. Nina, riceve questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nella destra, l'altra mano. Signore, lo spettacolo è finito, ma siete per la casa. Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discende al cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo il Padre, con fede per la salvezza nostra e del mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: donaci un cuore sincero, Signore. Signore, purifica la tua Chiesa da tutti i pesi che soffocano la parola, perché essa risplenda nel mondo come luce di libertà e verità. Preghiamo. Donaci un cuore sincero, Signore. Signore, libera tutti i cristiani da ogni osservanza puramente formale ed esteriore della tua legge e dona loro di essere veri e sinceri con te, con se stessi e con il prossimo. Preghiamo. Signore, ispira in noi un atteggiamento responsabile di cura nei confronti del creato. Donaci di riconoscere la tua presenza nella bellezza della terra e nei tuoi doni. Preghiamo. Signore, il mondo intero riconosca che anche il nostro è tempo di grazia, sebbene provato da problemi ardui che richiedono soluzioni spesso difficili. Preghiamo. Padre di misericordia, la tua legge è luce sul nostro cammino e la tua volontà guida i nostri passi verso l'incontro con te. Accogli la nostra preghiera e fa che, purificata dal tuo Spirito, sia sempre ben accetta a te, per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregare, fratelli e sorelle, perché me il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, si è riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, unita ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo fiorisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di Nino e Nina che hanno voluto condurre al giorno delle nozze per la tua grazia vivere nell'amore, vicendevole e nella pace. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Thank you.
dell'agnello. Preghiamo.
Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso il nostro parroco, Dario Tuzzeo, ci darà qualcosa da dire, perché mi pare che sia stato presente pure il Papa. Ecco. Sua Santità, Santità Francesco, di cuore imparte la benedizione apostolica ad Antonino Rifiamma e a Antonino Taibbi in occasione del 50° anniversario di matrimonio e invoca sulla loro famiglia continue effusioni di grazie celesti per una costante crescita nella fede e nell'amore. Chiesa di Santa Maria di Gesù, Mussomeli, 7 settembre, la data 2021, cardinale vicario del Papa. Applausi del Papa. Ringraziamo tutti. Bene, ringraziamo tutti. Adesso riceviamo la benedizione del Signore. Io prima che chiuda il padre Calogero, sì, il reggente. Il nome Calogero, che lui porta questo nome, che ha il coraggio di alzare, che porta questo nome, facciamo gli auguri a tutti i Calogero. Sì, perché domani San Calogero, a Mussomeli, domani San Calogero. Ma sai, non scomparendo, guarda bene il registro parrocchiale. Anche il nome, sì. È un nome che non è questo, ormai vogliono rinnovare. Sì. E questo fa parte dell'attacco all'identità dei popoli nostri. Sì. Auguri intanto. Grazie per sempre. Auguri a tutti i calogeri. Ringraziamo anche il padre Locolonde. Abbiamo fatto in questa chiesa perché San Giovanni era San Calogero, qui siamo legati a questa chiesa perché mia madre ci ha cresciuto qui con il padre Deodato, quindi ringraziamo il Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo e annunciamo il Vangelo. Andiamo, grazie a Dio. Auguri, voto ricordo.